Piano Carbonia, nella scuola elementare di Via Mazzini. Percorriamo la strada con il pulmino. Eccoci qua, siamo 37 bambini di due classi quarta a tempo pieno. Benvenuti nella nostra scuola, venite con noi a visitarla. Nelle nostre aule cominciamo il lavoro quotidiano. Fa 38, prenda sedia ad arrivare a 38,2. 2, 6 per 2, 12. Gli apostoli cominciarono ad uscire dalla loro terra per portare le parole di Gesù anche agli altri uomini che popolavano l'impero. Noi abbiamo dei momenti di lavoro creativo. Oggi prepariamo farfalle e rami di pesco per festeggiare l'arrivo della primavera. Ci dirigiamo verso l'aula speciale dove vanno i bambini con qualche difficoltà. Poggia la telecamera c'è Rossana. Massimo controlla il suo peso e la sua altezza. Qui si ritirano buoni mensa, moduli e certificati per noi e gli insegnanti. Thank you.
Mariolina Marcis. Che cosa fa? Io insegno nella scuola elementare di Via Mazzini, ma quest'anno sono addetta alla biblioteca. In effetti io faccio delle fotocopie, distribuisco i libri della biblioteca ai bambini o agli insegnanti. Faccio anche l'attività di ricerca, cioè a gruppi vengono i bambini per delle ricerche che abbiamo stabilito con l'insegnante della classe. Mentre per il francese restiamo in classe, per l'inglese ci spostiamo nell'aula apposta. Buongiorno maestro Paolini, ci vuole dire da quanti anni insegna l'inglese in questa scuola? Dal 1976, cioè sono 11 anni. 11 anni che insegno in questa. Maestro, e quanti alunni frequentano il suo insegnamento d'inglese? Sono più di 200 alunni. Siamo nell'aula degli audiovisivi. Compagni delle classi a tempo normale. Secondo voi che cos'è il tempo pieno? Cosa dico? Non lo so. E per te? Due giornate in una. Che orari ho fatte? Dalle 8:30 a mezzogiorno e mezzo. Le materie? Italiano, aritmetica, geografia, scienze, storia e religione. Perché ti sei iscritto a questa scuola, di tempo normale? Perché non mi andava bene che andassi di mattina e di sera. E tu? Perché mi sarei stancata sicuramente di fare doppio turno e poi voglio fare anche altre attività in fuori della scuola. Sì. Hai scelto tu o i tuoi genitori? Io. No, abbiamo deciso insieme. I vostri genitori sarebbero disposti a farvi frequentare la mensa? No, neanche i miei. Siete contenti di quello che fate già o vi piacerebbe praticare altre materie? No, a noi ci piace molto fare tutto ciò che stiamo facendo adesso, continuare sempre le stesse cose, è bene. Anche per me. Siete contenti delle modifiche che stanno facendo a scuola? Moltissimo. Anche io. Grazie. Vi facciamo conoscere il nostro direttore. Da quanti anni c'è il tempo pieno? Da 5 anni. Da 5 anni. E ci sono altre scuole nella zona che fanno il tempo pieno? Beh, io non è che conosca profondissimamente tutte le scuole del Sulcis, però mi risulta che non ce ne siano altre. Ci sono delle altre scuole anche a Carbonia che hanno le attività integrative. Però il tempo pieno, inteso con obbligo di frequenza per tutti i bambini per 8 ore al giorno, con tutta l'organizzazione connessa, c'è solo in via Mazzini. E questo è un vanto che tutti quanti dobbiamo avere per quello che riguarda il funzionamento di questo tipo di scuola, che in qualche modo è una scuola pilota o è comunque una scuola che diversifica per qualità il via Mazzini rispetto alle altre scuole del Sulcis e di Carbonia. Quest'anno abbiamo il servizio mensa. Quali sono i risultati?
Il servizio mensa è partito a metà di quest'anno scolastico. Sotto questo aspetto io devo ringraziare l'amministrazione comunale, in particolare l'assessore alla pubblica istruzione che si è dato da fare per fare in modo che il servizio potesse partire. È un servizio importante perché è una forma di qualificazione per il tempo pieno. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che il tempo pieno con questo servizio offre agli alunni prima di tutto, alle famiglie, alla comunità tutta, un qualcosa in più di quello che era in grado di offrire prima. E sono previsti altri servizi o miglioramenti? Noi abbiamo in animo, ovviamente con l'aiuto determinante del Comune, di migliorare i servizi che offre la scuola di Via Mazzini. È arrivata l'ora del canto. Quanti bambini frequentano la mensa? 131. È soddisfatta del suo lavoro? Sì. E da quanti anni lavora? Beh, anni, moltissimi anni a scuola, ma nella mensa solo 2 mesi. Ti piace mangiare la mensa? Sì. E a te? Sì. Perché? Perché si mangia bene. E per te? Perché si mangia bene. Chi l'ha scelto? Tu o i tuoi genitori? Io. E te? Anch'io. Qual è il tuo piatto preferito? La carne. Il minestrone. Mangia la mensa? No. Perché? Perché mia mamma non mi manda. E come mai non ti manda? Boh. È contenta della mensa? Sì, molto. Che cosa ne pensa come insegnante? Che è un'istituzione che va molto bene, i bambini mangiano e quando non mangiano si cerca di farli mangiare con un po' di impegno da parte della maestra. Non tutti sono d'accordo perché certi piatti non piacciono, comunque in linea generale fanno pochi capricci e mangiano quasi tutti molto volentieri. Mangiano di più anche perché sono in compagnia, possono chiacchierare, insomma il lato negativo della mensa è che c'è troppa confusione, troppo chiasso. Dopo la mensa saliamo nell'atrio a giocare. Quando fa bel tempo giochiamo all'aperto. Ci prepariamo ansiosi del suono della campana. Thank you.
Cessato ogni lavoro, la scuola sembra aspettare altre giornate.